quello, mantenere la mia realtà e la mia originalità, diciamo, nel senso perché io mi dicevo sempre che quando mi mandavano a suonare i festival all'estero, tipo al Primavera Sound oppure al South by Southwest in Texas, infatti tanto è stato bellissimo, io dicevo sempre sto andando un po' a casa dei ladri, no? Perché comunque sia in Italia era una roba assurda che un ragazzo italiano facesse quelle cose là, mentre in America e in Europa era la quotidianità, no? Era il pane quotidiano. Quindi la cosa difficile in verità è stata riuscire a riportare le mie vocalità in italiano, o come quelle che erano in inglese, perché l'italiano c'ha parecchie parole troncate, no? Infatti la mia domanda si prendeva anche quello, cioè nel senso che sono proprio due lingue completamente diverse, le sono sì, no, nel senso che il lavoro grosso è stato quello, inizialmente uscivano fuori canzoni che magari erano belle, di buon gusto, però non mi riconoscevo io riascoltandola, no? Dicendo ok, non è abbastanza autentico, non riesco a mantenere bene la matrice originale di Brombo New. E allora lo studio vero di questo disco non è stato tanto musicale quanto a livello di vocaboli, di come riuscire a usare la voce in italiano come quella in inglese, ma anche a livello canoro, no? Perché la voce suona in determinati punti della faccia, del viso, del corpo, e quindi riuscire a riportare lì la stessa sensazione è stato il lavoro più grande. Musicalmente penso sia un disco molto onesto, rappresenta proprio quello che facevo anche prima. Ho usato una ringrazio. E già tra l'altro mi ha fatto molto piacere mettere la chitarra come uno degli strumenti principali del disco, perché sarà un po' persa secondo me in questi anni. Cioè, mettere un assolo di chitarra nel 2019 è come quando Cassano si è presentato con la pelliccia dell'Ebra alla conferenza stampa per Real Madrid. Questo è il paragone, secondo me, più azzeccato. Senti, di Milano si può dire, possono dire tante cose, ma che parli piano è un po' difficile. Mi hai fatto una richiesta, nel senso che è un invito, una... Sì, no, nel senso la canzone dice Milano parla piano almeno questa notte, siamo noi due soli, eccetera, eccetera. Quindi è tipo, visto che è una città molto, non direi chiassosa, non la sento chiassosa perché vengo da Roma, quindi ti lascio immaginare quanti rumori c'erano. C'è il tram 10 che ogni tanto vado in Paolo Sarpi da Piazza 24 Maggio fino a Piazza Gramsci, c'è un motore importante, quello è molto rumoroso, poi provo nel caso, tipo qua, è fastidioso, però non la reputo proprio rumorosa, la vedo molto attiva, molto, come si dice... No, è molto attiva, il termine giusto, molto irrequieta, quindi c'è sempre da fare, gente va molto di fretta. Io mi sono accorto che quando vado dai miei amici a Roma li distacco di 10 metri mentre facciamo una passeggiata, dici però perché stai a correre? Si corre, insomma. A camminare veloce, di qua e di là. Quindi c'è questo fermento, no? Che però nella fattispecie di quella canzone dico almeno questa notte parlo un attimo piano perché c'è una cosa importante da fare, quindi è una richiesta. Quel momento. Per non fagocitare un po' il tutto. Esatto, no? Se no manco quella cosa, se riuscire a rallentare.